Creare occasioni di lavoro regolare e stabile nel settore delle imprese private, facilitare l'accesso al credito, attivare occasioni di incontro tra i bisogni espressi dal territorio e le opportunità offerte dalla Regione Calabria e tra domande e offerte di lavoro. Sono questi gli obiettivi del Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita, costituito dal Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali della Regione Calabria, presentato quest'oggi nella sede di Unindustria Catanzaro. 57 milioni di euro per una ricaduta occupazionale stimata in circa 3.000 nuovi posti di lavoro. Il FUOC è un fondo rotativo che prevede la concessione di prestiti a tasso zero, composto da un ventaglio di tre strumenti che hanno il comune obiettivo di creare occupazione: microcredito orientato a sostenere l'imprenditorialità, l'autoimpiego, l'inclusione dei soggetti svantaggiati e a favorire i finanziamenti delle microimprese non bancabili. Il fondo Approdo, finalizzato a concedere prestiti a giovani donne professioniste, ed il fondo per l'occupazione, con la promozione di nuove assunzioni stabili da parte delle imprese. All'iniziativa informativa promossa da Fincalabra hanno partecipato l'assessore al lavoro della Regione Calabria Carlo Guccione, il dirigente generale del Dipartimento Antonio De Marco, il presidente di Fincalabra Luca Mannarino ed il presidente di Unindustria Catanzaro Daniele Rossi. Abbiamo stanziato 57 milioni di euro per dare una risposta a questione occupazione in Calabria, microcredito e autoimpiego. Una delle tre misure, la possibilità a tutti i giovani, al di là dell'età, di accedere a questo prestito dai 25 ai 50 mila euro per attività imprenditoriali autonome. Poi abbiamo dato una misura, un fondo occupazione alle imprese, addirittura chi assume può avere 750 mila euro per restituibili in 5 anni a tasso zero. Poi una misura per le donne, le giovani professioniste, 600 possibilità a giovani che sono iscritte, a ragazze che sono iscritte, professioniste che sono iscritte da meno di 5 anni negli enti professionali, di avere da 5 a 25 mila euro per inventare la propria attività professionale. Io credo che l'aspettativa è di creare almeno 3.000 posti di lavoro, a questo aggiunge garanzie giovani. I ragazzi dai 15 ai 29 anni, disponibili 111 milioni per l'apprendistato, i tirocini formativi, stage anche transazionali e la possibilità, chi poi assumerà, le imprese che assumeranno, di mettere insieme le agevolazioni del Job Act, quindi la fiscalizzazione degli oneri sociali, con il bonus occupazionale, che è una misura prevista a garanzia giovani, che potrebbe abbattere il costo del lavoro da almeno il 50% per 3 anni. Noi stiamo cercando di mettere su un piano per il lavoro concertato con tutti gli attori dello sviluppo regionale, agganciando alla nuova programmazione europea che partirà a ottobre-novembre e quindi dare impulso al lavoro e allo sviluppo. Sono tutte iniziative che sono dentro una strategia per il lavoro e noi pensiamo di chiamare ognuno di noi alla responsabilità, all'assunzione di responsabilità. Per questo oggi lo presentiamo qui nell'Unindustria Catanzaro perché con loro abbiamo già firmato un protocollo d'intesa su garanzia giovani. Sto arrivando dal T-Hotel perché abbiamo con i consulenti del lavoro, circa 900 consulenti per il lavoro, abbiamo firmato anche con loro un protocollo d'intesa per la gestione di garanzia giovani. Stiamo lavorando mettendo in campo tutti i partners necessario allo sviluppo di questa regione. È sicuramente un tassello importante perché sono stati stanziati 57 milioni di euro appunto per incentivare l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile con tre strumenti, l'approdo, il microcredito e quindi anche l'occupazione. Io credo che in questo momento è bene comunicare questi strumenti perché credo che c'è anche un difetto proprio di comunicazione di questi strumenti importanti. È un primo tassello, ripeto, dove noi come imprenditori, come imprese, appunto, siamo a fianco a questo nuovo strumento. È, ripeto, una cosa sicuramente positiva.